Uomini e donne, le 5 coppie che si sono lasciate nel 2017. Uomini e donne, quali coppie si sono lasciate nel 2017? Il 2017 è stato un anno sfortunato per alcune coppie di uomini e donne. Dopo aver trovato l'amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto il tempo di un battito di ciglia, amori andati avanti per tutta l'estate e amori esauriti in seguito a una convivenza. Tanti e diversi personaggi che sono tornati single, o si sono fidanzati con altre persone, nel corso dell'ultimo anno. Gossipet ne ha individuato almeno 5, si tratta di coppie che hanno fatto chiacchierare parecchio il pubblico, sia per come sono nate sia per come si sono lasciate. Precisiamo, però, che nel programma Mediaset nascono tante altre storie durature, che vanno avanti da anni. Qualche esempio? Aldo e Alessia, Marco e Beatrice, Eugenio e Francesca, Cristian e Tara, Teresa e Salvatore, Fabio e Nicole, Oscar e Leonora, Andrea e Giulia. Quali sono quindi le 5 coppie che si sono mollate? Mauro e Isabella. Mauro Donà e Isabella Falasconi si sono conosciuti al Trono Over di Uomini e Donne nel 2015. Dopo qualche mese di frequentazione hanno lasciato il programma per viversi nella quotidianità. Ad unirli la passione sfrenata, a dividerli la distanza. La coppia ha però fatto il possibile per trascorrere ogni momento libero insieme. Nel 2015 Mauro e Isabella hanno poi partecipato a Temptation Island. Un'esperienza non facile, soprattutto per la dama. Mauro ha avuto infatti un flirt con un'avvenente tentatrice, l'ucraina Marta Cresun. La Falasconi era determinata a lasciare il fidanzato a fine programma ma, convinta da Donà, ha cambiato idea e ha dato una seconda chance all'uomo. Tornati alla vita di tutti i giorni, tra Mauro e Isabella filava tutto liscio, tanto che i due parlavano di progetti seri e importanti come la convivenza e un figlio. All'inizio del 2017 si sono lasciati, la notizia della rottura è stata confermata solo qualche mese più tardi, per la precisione a maggio. Il motivo dell'addio non è mai stato svelato. Isabella Falasconi si è limitata a scrivere su Instagram, "La vita ci fa vivere esperienze belle o brutte. Insegnano qualcosa di importante che può cambiarti la vita". Marco e Federica. Una scelta veloce ed emozionante non è bastata a salvare la storia tra Marco Cartasegna e Federica Beninca. L'ex tronista, mosso dalla passione, ha scelto in poco tempo la corteggiatrice torinese ma l'impatto con la quotidianità è stato devastante per i due. La relazione non è andata oltre le 3 settimane, Marco e Federica hanno cercato di viversi intensamente ma le incompatibilità caratteriali hanno avuto la meglio. Dopo la fine della storia, non sono mancate le frecciatine e le accuse tra i due. Soprattutto dopo che Marco ha cominciato a vedere Soleil Sorm e, altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex amica di Federica.
Quest'ultima si è sfogata più volte nel salotto di Barbara D'Urso, ribadendo di essersi sentita tradita sia da Marco sia da Soleil. Cartasegna su Twitter è stato però chiaro: ci siamo frequentati a malapena per qualche settimana, non può considerarsi la mia ex fidanzata. A sei mesi da quella scelta che tanto ha stupito il pubblico, Marco e Federica hanno ritrovato l'amore e la serenità con altre persone. Federica insieme a Stefano, un ragazzo di Torino conosciuto grazie ad amici in comune, Marco accanto a Soleil. Gemma e Marco. Quella tra Gemma Galgani e Marco Firpo del Trono Over di Uomini e Donne è sempre stata una storia molto travagliata. I due hanno cominciato ad uscire a settembre ma poi per alcune incomprensioni hanno smesso. Si sono ritrovati in primavera e hanno passato tutta l'estate insieme in Liguria. Foto piene di passione e amore, dediche romantiche sui social network e dichiarazioni al miele per la stampa, filava tutto liscio tra la dama di Torino e il cavaliere. Addirittura si parlava di matrimonio tra i due. Alla fine dell'estate, però, qualcosa si è rotto ed è arrivato l'addio. Gemma è stata vicina all'uomo durante il periodo di convalescenza dovuto ad un piccolo intervento chirurgico, ma la lontananza ha poi complicato la relazione. Lei a Torino, lui a Genova, i due hanno cominciato ad avere discussioni su discussioni e hanno preferito troncare. Nello specifico è stato Firpo a chiudere il rapporto. La Galgani è limitata a ribadire nel corso di una puntata del programma, siamo come due ricci che non possono stare vicini perché si pungono. Al momento entrambi sono ancora protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi ma sono single. Luca e Soleil. La storia tra Luca Onestini e Soleil Sorghè non ha mai convinto troppo il pubblico. I telespettatori fin da subito tifavano per un'altra corteggiatrice, la ballerina Giulia Latini. L'ex Mister Italia ha però optato per l'italo-americana e la loro storia è durata ben tre mesi. Nel corso dell'estate i litigi non sono mancati, si è spesso parlato di crisi tra Luca e Soleil. La vacanza a Ponza, dove i due si sono recati per festeggiare il compleanno della ragazza, non è servita ad appianare le divergenze. L'ingresso di Onestini al Grande Fratello VIP ha poi complicato le cose. Soleil ha scoperto di uno scambio di messaggi tra Luca e Giulia e ha cominciato ad uscire con Marco Cartasegna, altro ex tronista. Subito dopo la giovane ha mollato Luca con una lettera durante una puntata del GF condotta da Ilaria Blasi. Luca, pur soffrendo, ha cercato di dimenticare in fretta Soleil e, una volta uscito dalla casa di Cinecittà, non l'ha più cercata. Non hanno avuto alcun confronto privato ma non sono mancate le frecciatine da entrambi su social e nelle interviste. Oggi Soleil è felice accanto a Marco, mentre Luca è ancora single. Sonia e Emanuele. Dovevano sposarsi nel 2018, ma Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti non hanno neppure terminato il 2017 insieme. Dopo dieci mesi di relazione e con tanto di convivenza i Mautini si sono lasciati.
La scelta di Sonia è stata considerata da più parti frettolosa, ma mese dopo mese l'ex tronista ha dimostrato che il campione di pallanuoto era quello giusto. Quando Emanuele ha lasciato Uomini e Donne, la Lorenzini è corsa a riprenderselo e ha abbandonato il trono per lui. Sempre per amore di Emanuele, Sonia ha lasciato Mantova e si è trasferita prima a Roma e poi a Latina. Tutto filava liscio tra i due, che sui social network si sono mostrati sempre sorridenti e complici. Nell'autunno, però, sono arrivati i primi segnali di crisi, per giorni la coppia non si è mostrata più insieme. Poi l'annuncio definitivo a Natale, tra Sonia e Emanuele è finita. La Lorenzini è tornata a vivere dai suoi genitori mentre Mauti continua ad abitare nella casa che condivideva con l'ex fidanzata. Dove, sul camino, fanno ancora bella mostra le foto insieme, come mostrano alcuni video social del ragazzo.